Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Giornata nera per Sulmona, un venerdì da dimenticare, ieri con tre incidenti che si sono verificati nel giro di poche ore. Ieri sera un'auto è finita contro il guardrail per evitare l'impatto con un animale. Facciamo il punto della situazione nel servizio curato da Andrea Laurel. Una giornata nera per il capoluogo Peligno, da dimenticare. Tre incidenti stradali si sono verificati nel giro di poche ore in tre zone della città. L'ultimo, nella tarda serata di ieri, dopo le 23, quando una Ford K sulle quattro corsie è finita contro il guardrail per evitare l'impatto con un animale che in quel momento attraversava la carreggiata. Due le persone al bordo della tua vettura, entrambe trasportate all'ospedale Santissima Annunziata. Il sinistro si va ad aggiungere ai due incidenti che si sono verificati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel pomeriggio. Il primo sulla strada 17, all'altezza del chilometro 92-700, nei pressi del Bivio per Prato La Peligna. È stato un camion, per cause ancora da accertare, a uscire fuoristrada. Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che il mezzo abbia subito l'esplosione di un pneumatico anteriore. Violento l'impatto con le due tue vetture, una Ford Focus e una Fiat Punto che viaggiavano in senso opposto. Il bilancio dello scontro è di tre feriti, di cui uno resta grave. Rocambolesco l'incidente che si è verificato poco dopo al solito incrocio e il bivio delle marane. A uscire fuori strada è stato un autocarro che è finito su un'auto ferma allo stop e su un'abitazione. Per tutta la notte i vigili del fuoco dell'Aquila e la ditta Maria Scavi sono stati a lavoro per la rimozione del pesante mezzo e del materiale che trasportava. Fortunatamente per il conducente dell'autocarro, un uomo di Acerra, e per la donna sulmonese a bordo della vettura, solo un forte spavento. Una scena che è stata prontamente immortalata da residenti e passanti che non hanno perso occasione per sollecitare per l'ennesima volta la messa in sicurezza dell'incrocio. Adesso ci occupiamo della Magneti Marelli di Sulmona, l'azienda chiede un nuovo incontro alla FIOM CGL. Congelato per il momento lo sciopero di 16 ore, si cerca l'intesa sui 18 turni. Sentiamo. Lo sciopero di 16 ore dei lavoratori della Magneti Marelli di Sulmona resta congelato. Si punta ancora una volta a cercare un'intesa per risolvere il problema dei 18 turni dopo la nuova richiesta d'incontro arrivata dall'azienda alla FIOM CGL per martedì prossimo e quando è venuto fuori al termine di tre assemblee che il sindacato ha tenuto con i dipendenti dello stabilimento nelle giornate di giovedì e di ieri. La Fiume CGL, spiega il sindacalista Pietro Campanella, ha riportato l'esito dell'incontro con la direzione aziendale e i lavoratori. A seguito di una nuova richiesta di confronto partita dall'azienda, i dipendenti hanno deciso di non procedere con il pacchetto delle 16 ore di sciopero, ma di cercare una soluzione che potrebbe essere quella di passare dai 18 ai 17 turni almeno fino a settembre. Riflettori puntati ora sul nuovo vertice fra Fiom e CGL e direzione aziendale. Le proposte che finora il sindacato ha portato sul tavolo dell'azienda riguardano l'aumento e il miglioramento della capacità produttiva, il raggiungimento di un'intesa su organizzazione e carichi di lavoro, la modifica delle attuali turnazioni, l'implementazione dell'occupazione, la verifica delle postazioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L'ex Premier Silvio Berlusconi il prossimo anno sarà sul mona per il bimillenario della morte di Ovidio. L'annuncio è arrivato direttamente dal Cavaliere, sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurelio. Ho strappato un invito per l'anno prossimo di essere a Sulmona per l'anno dedicato al poeta dell'amore. Lo ha dichiarato l'ex Premier e presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro che ha tenuto nei giorni scorsi con il candidato sindaco di Forza Italia, Elisabetta Bianchi, e la senatrice Paola Pelino a Palazzo Grazioli. Berlusconi ha annunciato di intervenire nel capoluogo Peligno in occasione dell'attesissima kermesse dedicata al bimillenario della morte di Ovidio. Il cavaliere parla con orgoglio ed entusiasmo del poeta Peligno. Quello video racconta di cui io ho imparato a memoria molte poesie in latino. Ho strappato un invito di essere a Sulmona l'anno prossimo per l'anno del poeta dell'amore del quello Ovidio di cui ho imparato a memoria. Molte poesie in latino. Ovidio 2017 è tornato al centro dei riflettori proprio in concomitanza della sfida elettorale. Sono tre i disegni di legge elaborati: due in Senato, che portano la firma delle senatrici Paola Pelino e Stefania Pezzopane, e uno approderà in Regione, grazie all'assessore regionale Andrea Gerosolimo. Lo scorso 18 dicembre è stato decretato anniversario di interesse nazionale, grazie all'impegno dell'ex presidente del Consiglio Comunale Franco Casciani. Il Comune di Sulmona nel mese di marzo ha depositato il progetto al MIBACT che prevede concerti, convegni di spessore e mostre itineranti. A dare la sua disponibilità per entrare a far parte del Comitato Scientifico è stato recentemente il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi. Il Presidente nazionale di Sovranità, Simone Di Stefano, benedice a Sulmona il candidato sindaco Alberto di Giandomenico. Siamo un movimento che sta crescendo e abbraccia il vento dell'Europa, detto di Stefano, nella nostra intervista realizzata da Andrea D'Aurelio. Sentiamo. Una squadra preparata e onesta al fianco del popolo italiano 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno. Così il presidente nazionale di sovranità, Simone Di Stefano, benedice la candidatura a sindaco di Sulmona di Alberto Rigiandomenico. Di Stefano è intervenuto ieri a Sulmona, incontrando l'intera compagine del movimento, sceso in campo per le elezioni amministrative del 5 giugno. Noi non compariamo solo in campagna elettorale, ma siamo sempre presenti sul territorio, ha sottolineato di Stefano ai microfoni di Onda TG. È una persona, è una squadra preparata, onesta e che è a fianco del popolo italiano 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Il presidente nazionale di sovranità ha rimarcato la presenza del gruppo nella maggior parte dei comuni che vanno al voto. E quindi pensiamo di raccogliere quel vento che arriva dall'Europa e che vede i movimenti nazionalisti e identitari crescere a doppia cifra. E anche qui in Italia se ne sente il bisogno. Per il candidato sindaco di sovranità Alberto Reggiandomenico la presenza di Di Stefano è, sostiene, una forte vicinanza che abbiamo sempre notato. Io vi chiedo di iniziare un nuovo percorso per intraprendere una nuova eh, politica dinamica e di risultati positivi per Sulmone. Cinque candidati sindaco sottoscrivono la carta della buona politica, partecipato e acceso il dibattito di ieri organizzato dalle associazioni Libera e Avviso Pubblico il servizio. Cinque dei sei candidati sindaco in corsa per le elezioni amministrative di Sulmona hanno sottoscritto la carta della buona politica a margine di un dibattito confronto promosso dalle associazioni libere a viso pubblico. Si tratta di Elisabetta Bianchi, Domenico Capaldo, Anna Maria Casini, Bruno Di Masci e Alessandro Lucci. Anche Alberto Rigian Domenico, che non ha firmato il documento, ha preso parte all'appuntamento. Una sorta di codice etico, quello sottoscritto dai candidati sindaco. Accesissimo, partecipato e particolarmente coinvolgente il confronto. I presenti, attraverso un sms, hanno posto delle domande agli aspiranti sindaco e alcune delle questioni poste sono state oggetto del dibattito. Fra i temi di scotta attualità, l'utilizzo trasparente e responsabile delle risorse pubbliche, la giustizia sociale e l'etica della responsabilità. È un percorso che non finisce ma comincia esattamente con questo incontro, spiegano da Libera e avviso pubblico. Cominceremo un monitoraggio civico per controllare tutti gli impegni che sono stati presi. Ai candidati sindaco Libera e avviso pubblico non raccomandano solo la legalità ma una politica responsabile. Dopodiché appunto non finisce qui, inizia qui nel senso che noi inizieremo con un monitoraggio civico dove tutta la cittadinanza comunque se vuole può partecipare però collaborativa e non di scontro per i principi di cui parlavamo all'inizio, tutta l'attività e gli impegni che sono stati presi. Non abbiamo mai voluto parlare di legalità ma di responsabilità, perché quello che noi chiediamo a tutti i futuri eletti è quella appunto una politica responsabile. Porre la giusta attenzione al commercio e alla piccola e media imprese, quanto è stato detto ieri sera in un incontro organizzato per affrontare le problematiche del commercio cittadino. Sentiamo. Un incontro aperitivo per parlare dei problemi del commercio. E' quello organizzato ieri sera dal candidato consigliere comunale della lista da Sulmona che vogliamo Teodoro Marini alla presenza del direttore provinciale della CNA Agostino Del Re e del candidato sindaco Bruno Di Marci. L'appuntamento si è svolto in un bar in via Gennaro Sardi, non a caso la scelta della zona dove è ubicata l'attività commerciale di Teodoro Marini dal lontano 1993. Si tratta di un'area, affermato Marini, che si è sviluppata negli anni anche grazie alle iniziative proposte dai singoli cittadini. Marini ha ravvisato in generale la necessità di porre le giuste attenzioni sia al commercio che alla piccola e media impresa. La ricostruzione di una città parte sicuramente dal punto di vista economico, quindi non può passare se non attraverso un sostegno e una riforma. E concetti nuovi che riguardano la piccola e media impresa che va sostenuta perché solo attraverso questo potremo veramente ritrovare a risorgere la città. Teodoro Marini ha concluso sostenendo che il patrimonio di idee sul commercio va sfruttato anche dopo la campagna elettorale in modo tale che pure chi non sarà eletto potrà dare ugualmente in futuro il proprio contributo. E domani a Sulmona ci sarà la solennità del corpus domini, il vescovo della diocesi di Sulmona Valva, Monsignor Angelo Spina. Concelebrerà la messa solenne nella cattedrale di San Panfilo alle 18 a conclusione della concelebrazione eucaristica. Seguirà la processione che attraversando Corso Video si concluderà con la benedizione finale nel piazzale antistante la chiesa di San Francesco di Paola. Nella festa del Corpus Domini abbiamo la gioia non solo di celebrare questo mistero ma anche di lodarlo, adorarlo. Cantarlo per le strade della nostra città, afferma il vescovo Angelo Spina, Gesù realmente presente nella santissima Eucaristia passa in mezzo a noi, per le nostre strade, nelle nostre piazze, sotto le nostre case, noi adoriamo la Santa Eucaristia e Gesù che passando dice: Non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo, per donarvi forza, speranza e salvezza. Questo è il messaggio, appunto, del vescovo Angelo Spina che invita i fedeli a partecipare alla Santa. Messa solenne e alla processione eh, in occasione domani, appunto della solennità del corpus domini. Arriva una mappa turistica di Sulmona a misura di bambini. L'ambizioso progetto è stato portato a compimento con successo. Ed entusiasmo dall'Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona e dall'Istituto Dottrina Cristiana. Il servizio è di Andrea Daurelio. Quando il turismo diventa portare dei bambini. Questo è lo slogan che guida l'iniziativa dell'Istituto Dottrina Cristiana di Sulmona e dell'Associazione Giostra Cavalleresca che chiudono un progetto cominciato un anno fa in occasione della cordesca, la giostra dei bambini. Il lavoro che ha visto protagonisti docenti e studenti dell'istituto è stato presentato nei giorni scorsi fra entusiasmo e applausi a non finire. Tutto comincia un anno fa con la realizzazione del Palio della Cordesca e dell l'incisione dell'Inno. Quest'anno è arrivata la ciliegina sulla torta. Si tratta di un opuscolo che racchiude monumenti storici e monumentali del capoluogo peligno, rappresentati attraverso un disegno, una sorta di vademecum per i più piccoli che hanno sete e voglia di riscoprire le ricchezze artistiche e culturali di Sulmona. Abbiamo sempre affermato che la giostra nasce dai bambini, sottolinea il presidente onorario dell'Associazione Mimmo Taglieri. Il discorso dei bambini è stato da me inserito fortemente dal momento in cui io ho iniziato la mia presenza come presidente della giostra cavalleresca. Già da prima la cordesca permetteva questo percorso da parte dei bambini. Ma io ho voluto che la scuola e in modo particolare i bambini iniziassero un percorso che li portasse a far essere sempre vicini di più alla giostra. Sulla stessa lunghezza d'onda il commissario reggente Maurizio Antonini. I monumenti più belli della città raccontati e visitati dai bambini, poi realizzati all'interno di questo buscolo a modi di disegni, quindi veramente un progetto con valenza straordinaria. Enorme la soddisfazione della Presidente del Consiglio di Istituto Diana Frascarelli, del dirigente scolastico e delle famiglie. Se Sulmona deve avere un futuro migliore è particolarmente significativo che a riscoprirla sia stata un gruppo di bambini. Domani alle 17.30 al MUSP dell'Istituto Omnicomprensivo di Popoli si svolgerà il concerto Omaggio a Giovanni Paisiello per coro di voci bianche, mezzo soprano e pianoforte nell'ambito del progetto La musica rende intelligenti per la settimana nazionale della musica. L'evento coinvolge gli alunni delle classi quinte dell'Istituto. Ne parliamo con la dirigente scolastica Patrizia Corazzini e la professoressa Manuela Rulli. Le interviste. Uno degli eventi che fanno parte della settimana della musica in detta del MUR, uno degli eventi forse più rappresentativi di tutta una serie di concerti e concertini che la scuola sta organizzando proprio in questa settimana. Quindi domenica 29 maggio alle ore 17.30 presso i locali del MUSP assisteremo a un evento veramente particolare che appunto la maestra Lulli ha voluto concedere alla nostra scuola come... Facendo appunto gli onori della scuola attraverso un omaggio a Giovanni Paisiello, di cui si festeggiano appunto i 200 anni dalla morte. Festeggeremo quindi il bicentenario perché è stato un autore importante anche delle opere del Settecento italiano e sarà ricordato appunto non solo in Italia ma anche all'estero. La soprano che interpreterà Giovanni Paisiello è eh, la professoressa Bianca d'amore. Al pianoforte ci sarà la sottoscritta, diretto il coro degli alunni eh, quinta A e quinta B dal maestro Tauro Angelo, e eh, la responsabile del progetto è la maestra Clelia Di Carlo. È stato un, un percorso didattico non facile perché è tutto dal vivo. Interamente dal vivo, quindi non ci sono. Eh, I bambini non sono facilitati, anzi, hanno dovuto lavorare sotto l'aspetto ritmico, sotto l'aspetto melodico, l'intonazione degli intervalli perché ci saranno poi delle aree eh, d'autore napoletane e quindi eh, delle aree classiche. Perciò è stato un percorso molto di livello alto e questo è quello che ci proponiamo di fare anche con l'aiuto. Della, sicuramente della eh, dirigente in futuro per l'Istituto Omnicomprensivo di Popoli. Il nostro istituto, a partire appunto dall'anno dall scorso, ha avviato una serie di attività tese proprio a valorizzare delle competenze musicali per i nostri studenti, i quali si sono appunto in questa nostra settimana musicale cimentati con vari strumenti, anche mh, attraverso arti vocali. Eh, e di tutto diciamo, quello che poteva essere valorizzato è stato attraverso esperti esterni tirato fuori appunto eh, dal, dai nostri alunni per far sì che eh, la loro educazione sia veramente completa, quindi non sia solo un'educazione di tipo scolastico ma mh, a 360 gradi, quindi una forma diciamo così espressiva particolarmente eh, importante ai nostri giorni che è quella appunto della cultura musicale adesso il calcio gara di andata per quanto riguarda i playoff di prima categoria oggi alle 17 al cipriani di Raiano uh, Raiano contro Piazzano si tratta della gara di andata di questi playoff e dunque il Raiano si giocherà in queste due gare l'intera stagione. Quindi ripetiamo alle 17 al Cipriani di Raiano ci sarà questo confronto playoff di andata. Mentre per quanto riguarda i Nerostellati Pratola, domani ci sarà un appuntamento sicuramente con la storia per il calcio pratolano perché domani potrebbe essere sancito il ritorno in eccellenza dopo 23 anni. La partecipazione al massimo campionato regionale risale fino al 1993. Il Pratola, dopo aver vinto la promozione, disputò nella stagione 92-93 il campionato di eccellenza che fu introdotto. Proprio da quell'anno la società era capitanata dal presidente Mario D'Andrea e la squadra era guidata dal compianto Guido Liberati. Il 26 aprile dello scorso anno, in occasione della gara tra il Prato e il Guido Liberati Avezzano, venne ricordata la figura di mister Liberati grazie alla presenza dei figli Paola e Claudio, che gestiscono la squadra nata in onore del padre. In quella stagione venne inoltre inaugurato il manto erboso dello stadio Ezio Ricci. Prato la. Perigna con i nerostellati ha ora la concreta possibilità di tornare in Eccellenza. Se dovesse vincere la finalissima di domani a Pineto, contro il Passo Cordone, ex deccezione sarà l'allenatore degli Aprutini, Eugenio Natale, che guidò il Pratola nel 2010-2011, vincendo il campionato di Prima Categoria e quindi. Eugenio Natale, che vediamo in queste immagini, sarà appunto l'ex deccezione di questo confronto. Altro ex sarà il portiere Andrea Zampacorta, pupillo del tecnico Natale che lo portò a Pratola nella stagione trionfale del ritorno in promozione. Dopo il piacevole Amarcord, si arriva ai giorni nostri con i tifosi pratolani che sperano di poter rivivere i fasti di una volta, festeggiando domani il ritorno in Eccellenza. I nerostellati arrivano alla finalissima dopo aver superato nella semifinale, nella finale del Gironia di promozione il San Gregorio e il Santomero, mentre il Passo Cordone qualificatosi direttamente alla finale del Girone B ha avuto la meglio rispetto alla Pro Sulmona. Il punto di forza della squadra di Natale è l'attaccante Francesco Pizzola, autore di 17 reti, mentre sarà assente per squalifica il Bomber dei Nero Stellari Maxi Palombizio. Raccogliamo i frutti di un anno, ha affermato il trainer pratolano Matteo Di Marzio. Ma non abbiamo fatto ancora nulla. Se saremo bravi giungeremo ad un traguardo storico che manca da oltre vent'anni. Ci stiamo pertanto preparando con attenzione e con la giusta fame. Perché, se alcuni dei miei giocatori hanno già vinto campionati importanti, per altri sarebbe fondamentale centrare il primo successo in carriera. Ci sarà da parte di tutti, ha aggiunto Di Marzio, il massimo impegno perché nessuno vuol buttare via una stagione che dopo tanti sacrifici si vede ci vede ora ad un passo dal sogno. Il tecnico di Marzio in questa settimana ha lavorato principalmente per recuperare le forze mentali. È vero, ha detto che la fisicità, la corsa, la tecnica e la tattica sono al primo posto, però bisogna recuperare quelle capacità mentali in grado di farti andare oltre lo sforzo fisico per raggiungere il risultato sperato che un'intera comunità attende da tantissimi anni. La super sfida domani allo stadio Mimmo Pavone di Pineto comincerà alle 16. In caso di parità, dopo i 90 minuti, verranno giocati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se dovesse permanere il pareggio, saranno battuti i calci di rigore. E dopo quest'ampia pagina dedicata al calcio e alla finalissima per l'eccellenza in programma domani a Pineto tra Nero Stellati e Passo Cordone, possiamo terminare questa edizione del nostro telegiornale, ma prima dobbiamo vedere i film in programmazione alla Multisala Igionand di Corfinio. Alice attraverso lo specchio con proiezioni alle 18.10 e 21.10. 21 La Pazza Gioia, stessi orari 18.10 e, e 21.10. X-Men Apocalisse con proiezione alle 21.10. È veramente tutto per questa edizione del giorno. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con il meteo. Buona giornata a tutti voi. Alta pressione tempo stabile, ma da domani atteso un transito del sistema nuvoloso sulla nostra regione, dove ora ci sono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con temperature in ulteriore aumento, specie sulle zone interne collinari. Da Domani è previsto un graduale aumento della nuvolosità, specie tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio con possibili rovesci più probabili sulle zone montuose nel Teramano a carattere sparso altrove. Nuovo miglioramento entro la tarda serata di domani. Temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi. Venti deboli orientali lungo la fascia costiera, occidentali altrove. Mare generalmente quasi calmo o poco mosso.